Salve a tutti sul mio canale, io sono Mr.Camarium. Prima raccomandazione, iscrivetevi al canale e soprattutto condividete i video perché ho bisogno di vostro sostegno per continuare a sviluppare questo progetto. Vi raccomando, è una parte molto importante. E adesso oggi mi trovo a fare anche il babysitter perché c'ho anche questo ospite qui. Questa qui si chiama Clue. Si chiama Clue. È un meticcio tra un pincher e un chihuahua. Quindi la tengo qui, falla brava, stai buona buona. Ok, partiamo oggi all'argomento di cui parleremo. Tratteremo praticamente l'aspetto importante di come pulire il piatto se utilizziamo la lacca o anche la colla e quale prodotto più indicato da utilizzare per fare in modo che il primo layer, il primo strato, rimanga aderente al piatto. Come sapete, da quello che avete visto anche i video precedenti, io utilizzo un piatto con base un vetro, comunque da 3 mm circa, e andrò a utilizzare la lacca forte per aderire il materiale. Prima in precedenza utilizzavo una colla stick per questo processo. Poi in più vi mostrerò del materiale che mi hanno mandato in campione, la Filoprint, che è in questo caso la R&D One Optimus di colore nero. Vado a caricarlo e poi faccio vedere. In più vi mostrerò una nuova impostazione di cura che permette che ci dà la possibilità di migliorare la qualità sia sulla superficie finale che sulla superficie del corpo. Poi andremo a vederlo adesso fine video. Ok, adesso vi mostro il prodotto che io utilizzo di solito per fissare il primo layer sopra il piatto. Allora, normalmente utilizzavo una colla a stick. Il problema di questa colla a stick è che i risultati cambiano in base alla marca. Avevo provato il prodotto Giotto che andava benissimo e anche per la rimozione bastava solo uno straccio bagnato sopra la superficie e veniva rimosso tranquillamente. Invece con questo qui il problema è che sulla superficie fanno dei grumi e anche più complicato a rimuoverlo con della semplice acqua, e soprattutto quando l'ugello ci andava a passare sopra sul primo layer a volte capitava che l'ugello si andava a bloccare. Invece mi hanno suggerito di utilizzare un tipo di lacca, questo qua forte. Indipendentemente dalla marca il risultato è uguale. In pratica con un'unica spruzzata sopra la superficie posso stampare due volte avendo una buona resa di layer sopra il piatto. In questo caso io sto utilizzando un supporto di vetro. Questo va bene, l'ho provato anche con l'ABS, non mi ha dato alcun problema, rimane attaccato. L'unico problema è la pulizia. La lacca non va via con un normale straccio con l'acqua. Bisogna usare del sapone. Dopo vi faccio vedere come ho pulito il piatto. Nel frattempo vi mostro che adesso ho caricato questo nuovo prodotto della Filoprint. Mi hanno mandato questo campione omaggio che è un R&D One Optimus, ovviamente come potete vedere di colore nero. Questo materiale, qui c'ho la scheda tecnica, può essere utilizzato a una stampa di temperatura 200 gradi 225 con un piatto riscaldato a meno da 40 gradi. Vi garantisco che se utilizzate la lacca, come ho fatto io, non avete problemi, effetto stampato del materiale che era stato consigliato anche a 50 gradi con temperatura a 45. Proverò in futuro a fare delle stampe anche a 40 gradi utilizzando la lacca forte e vedere come va a finire, anche se molti sui forum mi hanno garantito che 40 gradi sono più che sufficienti con la lacca, va benissimo. Adesso procedo nella stampa di alcune placchette con questo materiale e andremo a vedere come si comporta e la qualità di questo prodotto. È avviato la stampa, quindi ho richiamato il file, per adesso si sta riscaldando il piatto. Nel frattempo andiamo a metterci
la vacca. Come metterla in questo modo. Basta un'unica spruzzata, non come fanno tanti altri, che fanno sinistra, destra e via dicendo, perché non serve assolutamente a nulla, uno solo strato, una sola spruzzata va benissimo. Vi ricordo che questa è una bombola da 400 ml e dura davvero tantissimo. Come già vi ho detto, due stampe e il materiale continua ad attaccarsi. Ok, allora la stampa la sto effettuando con il riscaldamento del piatto a 45 gradi e la temperatura del materiale a 212. Visto che è un materiale differente, ho preferito aumentare la temperatura. Adesso sto stampando la linea di contorno che serve per fare solo lo spurgo, e si nota, ecco, sta facendo un colore misto tra bianco e nero, visto che io non ho spurgato del tutto il contenuto del materiale all'interno dell'ugello. Comunque, visto che è lo stesso materiale, parliamo di PLA con PLA, non c'è difficoltà a riguardo. Ecco qua, come potete vedere, sta estrudendo bene il materiale. Un po' alla volta diventando scuro. Anche se viene bianco e nero, non è che ha molta importanza per me, tanto devo andare a verniciare tutto con dello smalto. Ok, ci vediamo dopo al fine stampa. E farvi vedere i risultati di questo materiale, lo metto a paragone con quello che uso di solito. Questo qui è il light, il lite, l'ife, e questo qui è quello che utilizzo adesso per stampare. Ma adesso, al di là del fatto che non si vede l'effetto della trasparenza, perché questo avviene solo se si utilizza il colore bianco, adesso mi interessa tanto di vestire, diciamo, tutto con uno smalto. Se vedete, per come si presenta il materiale, è lucido e compatto. Dopo vi mostro con cura come è possibile effettuare una nuova modifica, una nuova opzione che hanno messo a disposizione per eliminare quelli che sono gli sfregi. Se vedete, ha un bellissimo effetto seta, sarà il colore, ma questo effetto qui con quello bianco non c'è. È anche molto più resistente, visto che comunque per estruderlo le temperature sono più alte rispetto a questo tipo di materiale, quindi posso dare un bel 10 anche a questo tipo di prodotto. Ovviamente, visto che io faccio modellismo, non lo utilizzerò per questi tipi di applicazioni, questo andrà utilizzato più per quei tipi di applicazioni, diciamo, rivolte su una meccanica, comunque pezzi di plastica che devono resistere a sollecitazioni meccaniche. A questo punto è arrivato il momento di fare la pulizia del piatto. Come potete vedere, è sporco, vedete questo effetto lucido è dovuto alla grossa quantità di lacca presente sulla superficie. Quindi cosa ci serve? Un bicchiere d'acqua, dello shampoo qualsiasi e un contenitore per mescolare le due soluzioni, ovviamente un pennello per distribuire il materiale. Io utilizzo questo contenitore che mi piace riciclare, ma potete usare anche un bicchierino. Quindi attenzione alle dosi, basta, ecco qua, basta una sola goccia, non esagerate, non ne serve molto. Ok, mettiamoci l'acqua, chiudo, scuotiamo per sciogliere il sapone. Ecco qui, adesso eccoci qua, prendiamo il pennello e distribuiamo su tutta la superficie.
non esagerate, non fate cadere il sapone sulle parti metalliche o andremo a fare un bel guaio con la ruggine. In pratica stiamo facendo lo shampoo al piatto. E non so se si nota, ma già ecco qua, vedete? Si sta togliendo tutto, vedete? Vedete come sta pulendo? Vedete? Sporco! Una bella insavonata! Guardate, guardate! Vedete come si rimuove tutto? Pensate un po' alle donne nei capelli che si mettono, davvero una schifezza esagerata. Diciamo che per fortuna nostra hanno creato un prodotto per la stampante. Continuate finché non vedete tutto il materiale rimosso. Vedete che anche la plastica rimasta, quella che non si toglieva con la stecca, si sta togliendo, perché ormai non c'è più la lacca sotto che fa l'adesione. Vedete, si sta togliendo tutto. Non me lo so prendere, qua lo userò solo per pulire il piatto. Ok, adesso a questo punto prendiamo lo straccio e puliamo tutto. E al limite ripetiamo di nuovo l'operazione se vediamo che il piatto necessita ancora di essere insaponato. Ecco effettuata la pulizia. Vedete come è venuto bello pulito? Non ci sono più residui né di lacca né della plastica che era rimasta attaccata. Devo solo cambiare lo specchio, perché in questo punto qua, anche se non si vede, si è rotto. Vabbè, comunque. Adesso andiamo a vedere qual è la nuova funzione integrata da Cura, praticamente l'opzione monotonico. Nelle versioni precedenti trovavate questa voce con stiratura, però era praticamente come funziona, praticamente l'ugello smette di estrudere, passa l'ugello caldo circa 200 gradi sul materiale, facendo in modo da tirare la plastica. Adesso è stato inserito un nuovo sistema a questa funzione tiratura, chiamato monotonico, perché in più a stirare rilascia piccolissime quantità di materiale in modo da stirare, diciamo che stuccare la superficie. Io non posso dire di aver trovato molte differenze, perché con questo materiale qui già il materiale della Filoprint, quello di base, PLA tradizionale, quello classico, ho sempre avuto una superficie liscia. Non so qua se si riesce a vedere, no, a causa della luce. Vediamo, aspettate, vediamo se spengo qui. Ecco, ecco qua, si vede un po', si vede la superficie, e ecco, si vede, è liscia, lucida. Questo è quel PLA di base che utilizzo di solito con la Filoprint, però nel video, da come avete visto, ho utilizzato un nuovo materiale, e già se vedete la scheda tecnica loro garantiscono che questo materiale già di per sé dà una omogeneità
sulla superficie. L'unica cosa che cura non è ancora integrato, ma io penso che sia difficile, quella dell'eliminazione della texture laterale, praticamente quei difetti che possono comparire sulla superficie di fianco quando la stampa viene fatta in questo modo qui. Difetti nel materiale che ho stampato, non mi sembra che sia stata eliminata la texture laterale. Quella della texture laterale è un problema hardware. Vi rimando a un altro video dove ho già trattato questo argomento e quale potrebbe essere una soluzione possibile per eliminare questo problema. A questo punto ho concluso con gli argomenti e con il video. Vi lascio a voi una buona giornata. Vi raccomando, quello che già ho detto all'inizio, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e lasciate un like. Soprattutto condividete questo video come tutti gli altri video del mio canale. A voi una buona giornata.